Presto! Cosa farà oggi Buster? Forse il nonno vuole giocare con lui. Oh, quella torta sembra proprio buona! Il nonno ha un'idea. Possono preparare la torta insieme! Sono andati al supermercato a prendere gli ingredienti. Farina, uova, latte e zucchero a velo. Oh, anche Mira sta facendo la spesa! E anche Terry il trattore! Buster va a prendere gli ingredienti. Ma il nonno gli ricorda che non si deve correre nel supermercato. Ecco la farina! Ma anche Mira vuole la farina! La sua lista della spesa è uguale a quella di Buster! Anche lei vuole fare una torta! Ed entrambi vogliono la farina! Ups! È diventata una gara a chi riesce a prendere per primo gli ingredienti! Ecco il latte! Buster è arrivato per primo! Ups! Mi dispiace, signor insegnante! Vanno più veloci che possono, ma... Buster e Mira devono muoversi lentamente davanti a Terry e al nonno. Piano, piano... E ora ripartono! Vai, Buster! Ecco le uova! Splat! Oh, cielo! Ed ecco lo zucchero a velo! È rimasto solo un pacchetto! Chi lo prenderà? Oh no! Mira sta sbandando! Attenzione! Ah, Buster vuole lasciare a Mira l'ultimo pacchetto di zucchero a velo. Ma lei vuole che lo tenga lui. Buster ha un'idea. Oh, hanno condiviso gli ingredienti e hanno lavorato insieme per fare una grande torta. Deliziosa! Ottimo lavoro di squadra, ragazzi! Tutti si stanno divertendo al mercatino di Natale! Ecco Buster! Sta mangiando una mela caramellata! Che buona! Wow! Mamma Bass ha un regalo! È per Buster? Sì! Ma la mamma dice che deve aspettare Natale per aprire il regalo! Buster non vuole aspettare! Vuole aprire il regalo subito! Invece dovrà aspettare! Lanciate la palla e colpite le lattine! È il gioco preferito della mamma! Oh oh! Buster cerca di aprire il regalo mentre la mamma è distratta! Buster, non dovresti farlo! Cosa c'è dentro? Ecco bandito! Oh! Attento! Oh no! Il regalo sta volando in giro per il mercatino! Presto! Devono recuperare il regalo prima che la mamma si accorga che non c'è più! Il regalo è sulla pista di pattinaggio! Veloce, bandito! Prendilo! Ops! Ora dovrà provare a prenderlo Buster! Quasi! Ah, per un pelo! Mamma Bass non si è ancora accorta del regalo mancante! Si sta divertendo tantissimo!
Oh, ecco il regalo! Riusciranno Bandito e Buster a recuperarlo prima che la mamma se ne accorga? Ah! Ups! Dov'è finito adesso il regalo? Oh, guarda la ruota panoramica! C'è Ash! E anche il regalo! Oh no! L'ha fatto cadere! Vai, Buster! Ottima presa! Oh, bravo, Buster! Guarda! La mamma ha fatto cadere tutte le lattine! Evviva! Ha vinto un orsacchiotto! Hanno riportato il regalo appena in tempo! La mamma è così di buon umore che permette a Buster di aprire il regalo! Ma Buster ha imparato la lezione! Aspetterà! Finalmente è il giorno di Natale e Buster può aprire il regalo! Wow! È un nuovo pallone da calcio! Ecco perché il pacco rimbalzava! Buon Natale, Buster! È il momento dell'annuale corsa nella natura organizzata da Papà Bus! Sarà super divertente! Ash e Buster lavoreranno insieme! Devono correre nel bosco il più velocemente possibile! E il primo che tornerà vincerà il trofeo scintillante! Pronti? Via, via, via! Bandito ha superato Buster e Ash! Vuole davvero vincere! Cosa sta combinando? Ah, ha cambiato il cartello! Quindi Buster e Ash stanno andando nella direzione sbagliata! Oh no! Eh? Non c'è più il percorso! C'è qualcosa che non va! E quello cos'è? Un'enorme impronta di pneumatico! Ash pensa che si tratti di... un mostro! No, non preoccuparti, Ash! I mostri non esistono! Oh oh! Penso che si siano persi! Ma devono andare avanti! Stanno rallentando! Oh cielo! Sono bloccati nel fango! Cosa faranno? Che cos'è? Sembra un mostro! Ah! No, niente paura! È solo un monster truck! Sono molto amichevoli! Tira fuori Ash dal fango! Wow, che forza! E ora è il turno di Buster! Questo monster truck si chiama Mira! Anche lei si è persa, proprio come loro! Buster le dice che possono lavorare in squadra! Ecco quel cattivo di Bandito! È quasi al traguardo! Ma guarda! Buster e i suoi amici sono in vantaggio! Hanno finito per prendere una scorciatoia! Urrà! Mira ha vinto la gara! Ma non ce l'avrebbe fatta senza i suoi nuovi amici! E ha vinto il trofeo! Yuppie! Mira è triste per il fatto che Bandito sia solo. Lei sa come ci si sente. Bandito si sente in colpa per aver barato nella gara. Non preoccuparti, Bandito. Non c'è bisogno di barare se si hanno degli amici al proprio fianco. Ed è sempre divertente fare nuove amicizie. È Halloween e Buster ha organizzato una festa. Sta cercando il costume perfetto per essere super spaventoso. Cosa ha trovato? Wow! Buster si è travestito da cowboy! Stupendo! È ora di testare questo costume. Boo! Buster cerca di spaventare la mamma. Ha funzionato? Forse il costume da cowboy non è abbastanza spaventoso. Deve trovare qualcosa di più spaventoso. Ah! L'ha trovato! Arr! È un pirata!
così farà molto più paura. Ups, stai attento, Buster! C'è nonno Bass! Spaventalo, Buster! Oh, cielo! Buster non è abbastanza spaventoso nemmeno così! Ma sembra che abbia un'idea! Aspetta un secondo! Dov'è finito il bucato del nonno? È ora di pranzo? Cos'è stato? C'è un rumore che proviene dal capanno! Ma cos'è che provoca il rumore? È un po' inquietante! È un fantasma! Aspetta un attimo! Riconosco quella risatina! È Buster! Quello sì che ha un costume spaventoso! Sembra che gli amici siano in arrivo per la festa! E la mamma ha un piano! Sono arrivati Ash e Scout! Sono elettrizzati! Non c'è nessuno! Hanno un po' paura! Che cos'è? Scappiamo! Ash, Scout, non preoccupatevi! Era solo Buster! Che grande scherzo! E che costume spaventoso! Buster e Scout stanno tornando a casa da scuola! Ciao, Scout! Cosa hai visto, Buster? Oh, guarda! Sono Diggly e Daisy! Buster vuole aiutarli! Ma prima di tutto, la sicurezza! Guarda che fantastico elmetto da cantiere! Buster li sta aiutando a tirare giù una cassa da Rocky il Battello! Bel lavoro di squadra, ragazzi! Ora posizionano la cassa nel cantiere! Mr. Rubble va a prendere il pranzo! Ci vediamo dopo, Mr. Rubble! Oh no! La cassa sta sprofondando nel fango! Vai, Buster, vai! Oh no! Ora anche Buster è bloccato nel fango! Daisy, arriva in soccorso! No, non funziona! Che cos'è? Diggly ha messo un gancio sulla gru! E adesso sta tirando fuori Buster! Funziona! Ancora un po'! Ups! Ora sono tutti bloccati! E Mr. Rubble non se ne accorge! Ma Buster ha un piano! Avvolge la corda attorno alla gru e attacca il gancio alla cassa. Ora possono tirarsi fuori! Idea geniale, Buster! Diggly e Daisy stanno tirando la corda in momenti diversi, ma devono farlo insieme! Così! Urrà! Ha funzionato! Mr. Rubble non si è ancora accorto di nulla! Così tirano fuori rapidamente la cassa! Tutto è tornato alla normalità! Beh, non proprio tutto! Sono ricoperti di fango! È ora di darsi una pulita! Mr. Rubble li lava con la canna! Fatto! Molto meglio! Adesso è ora di pranzare! Gnom gnom! Ma cosa succede?
Mr. Rubble è finito dritto nel fango! Non preoccuparti, Mr. Rubble! I ragazzi sanno bene cosa fare! Buster e i suoi amici sono a scuola! E oggi hanno un ospite molto speciale! È mamma camion dei pompieri! Urrà! È qui per mostrargli cosa fa un camion dei pompieri! Se c'è un edificio in fiamme, dovete chiamare i pompieri il prima possibile! Cosa succede dopo? La macchinetta viene collegata all'idrante e... l'acqua spegne il fuoco! Evviva! E ora la pratica! Devono far cadere i coni con il getto d'acqua! Ash inizia per primo! Sì! Bravo, Ash! Poi Scout! Ups! Meglio! Brava! Ora è il turno di Buster! Wow! Attento, Buster! È stata una giornata fantastica! Ma adesso mamma camion dei pompieri deve andare al lavoro! Ciao, mamma camion dei pompieri! Grazie! La giornata è finita e Buster sta tornando a casa! Ciao, Scout! Ciao, Ash! Cos'è? È fumo! Da dove proviene? Oh no! C'è un incendio! Cosa può fare Buster? Deve chiamare i pompieri! Buster chiede aiuto a mamma camion dei pompieri! L'insegnante si prenderà cura di Ash! Vai mamma, vai! L'incendio è là! Ah! E lì c'è un idrante! Il prossimo passo è collegare la manichetta! Oh no! Presto! Il fuoco è spento! Urrà! Ottimo lavoro di squadra! È il giorno dopo! Siamo di nuovo a scuola! L'insegnante invita Buster vicino a lui! Chissà perché! Guarda! C'è mamma camion dei pompieri! È qui per ringraziare Buster per il suo aiuto e premiarlo con uno speciale cappello da pompiere! Vai, Buster! È una bella giornata di sole a casa di Buster! Oh, guarda! Mamma Bus sta aiutando un gattino con una zampina dolorante! Fatto! Sistemato e fasciato! Scout è venuta qui per andare a scuola insieme a Buster! Stanno giocando nell'area giochi! Oh cielo! Scout si è fatta male alla ruota! Buster ha un'idea! Cosa sta combinando? Ha fasciato la gomma di Scout con la carta igienica! Tutto risolto! Ottimo lavoro, Buster! Sembra che anche Ash voglia essere bendato! E adesso Scout vuole farsi fasciare l'altra gomma! Ma Buster ha finito il rotolo di carta igienica! Bandito ha un'idea birichina! Tutti prendono un rotolo di carta igienica. Stanno srotolando il rotolo di carta igienica ovunque. Che caos stanno facendo? Si sono lasciati prendere la mano. Oh cielo! Hanno coperto l'intera area giochi con la carta igienica. L'insegnante non sembra molto contenta. Mamma
mamma Bassa è venuta a prendere Buster. Si chiede cosa abbia turbato l'insegnante. Buster spiega che stava cercando di aiutare Scout come aveva fatto la mamma con il gattino. La mamma può bendare correttamente Scout. È ora di fasciarla come si deve. Buster si sta divertendo a sguazzare nelle pozzanghere fangose fuori da casa sua. Che caos! Guarda, è nonno Bass! Ops, ora sono entrambi coperti di fango! Ma il nonno ha un piano! Dove sta portando Buster? Sono andati all'autolavaggio per farsi lavare! Evviva! Sembra che all'autolavaggio sia finito il detersivo! Ahà! Eccolo qui! Il nonno ne aggiunge un po' e Buster accende l'autolavaggio! Vai, Buster! Vai! Aspetta! È troppo detersivo, nonno Bass! Buster è coperto di bolle di sapone! Com'è divertente! Bello scherzo, nonno! Ora tocca al nonno lavarsi! Sembra che Buster abbia un piano! Si vuole vendicare! Il nonno è coperto di detersivo! È molto buffo! Guarda! È venuto a lavarsi Terry il trattore! Oh! Facci piano, Buster! È super insaponato! Fuoriescono un sacco di bolle! Oh cielo! Che pasticcio saponoso! Otis non sembra molto felice! È ora di pulire il casino! Che buffa giornata! Papà Bass sta portando Buster, Bandito e Scout a fare campeggio nei boschi! È ora di allestire il campeggio! Per prima cosa devono montare le loro tende! Papà gli sta mostrando come fare! Martella i picchetti per impedire alla tenda di volare via! Guardate! Tengono la tenda ferma a terra! Ahà! Finito! Mentre papà Bass raccoglie la legna per il fuoco, Buster e i suoi amici finiscono di montare le loro tende. Cos'è? Bandito ha i marshmallow! Gnammi! Oh no! Buster non ha martellato correttamente i picchetti! La tenda è volata in aria! Non riesce a vedere niente! Attenta! Scout! Oh oh! Sta volando via! Riuscirà Buster a riprenderla? Scout e Bandito corrono ad aiutarlo! Vai, Buster! Puoi farcela! Ahà! Finalmente è caduta a terra! Oh cielo! Non di nuovo! Papà Bass! Attento! Ups! La legna è volata via! Fiu! Sta bene! Torniamo a montare la tenda! Buster, assicurati che i picchetti siano piantati bene questa volta! Ottimo lavoro! Chissà cosa ha in programma papà Bass per dopo! Wow! Stanno arrostando i marshmallow! Buonissimi! Che fantastica giornata! È una giornata di sole e papà Bass vuole portare Buster in gita al mare! Buster saluta mamma Bass e partono! Urrà! Ma, oh cielo! Otis sta bloccando la via! La strada è chiusa! Buster è molto turbato! Ma perché? Ma sembra che papà abbia un'idea! Guarda che bel fiume! Possono fermarsi a pescare! Buster è deluso però, perché voleva andare al mare! Papà gli insegna a pescare! Wow! Adesso tocca a Buster!
Buster si sta annoiando. Non è divertente come essere in spiaggia. Perché papà Bass è così entusiasta? Aspetta! Qualcosa sta tirando la lenza di papà! Cosa sarà? Wow! Papà ha preso un pesce enorme! È troppo grande! Papà non è abbastanza forte! Buster si unisce a lui e lo aiuta! Attento, Buster! Ups! Sono stati trascinati in acqua! E il pesce trova la cosa molto divertente! Buster e papà non si arrenderanno così facilmente! A quanto pare hanno un nuovo piano! Il pesce sta nuotando nel fiume! Papà lancia la lenza e il pesce abbocca di nuovo! È un altro tiro alla fune! Guarda! C'è Buster che galleggia nel fiume! Aha! Preso! Buster ha catturato il pesce con il retino! Vai, Buster! Papà è molto orgoglioso! Ben fatto, Buster! Il pesce nuota via! Alla prossima, Fishy! Alla fine la pesca si è rivelata molto divertente! Oggi al parco c'è molto vento! Buster e papà Bass sono venuti a passare una divertente giornata all'aperto! Papà Bass ha una sorpresa per Buster! Cosa sarà? Oh, guarda! È un aquilone! Buster si prepara a farlo volare! Papà Bass lo spinge in aria! Wow! Vola davvero in alto! Bravo, Buster! Guarda! È Monty la mongolfiera! Oh no! Una forte folata di vento ha portato via l'aquilone! È rimasto attaccato a Monty! Ma lui non se n'è accorto! Non preoccuparti, Buster! Papà ha un piano! Ops! Attento, papà Bass! Wow! Grande colpo di testa! Vai, Buster! Bandito e Ash sembrano molto confusi. Dove stanno andando? Buster cerca di richiamare Monty, ma non presta attenzione a dove sta andando. Attento! Oh no! Buster è finito dritto in una pozzanghera fangosa. È rimasto bloccato nel fango. Papà lo tira fuori. Ottimo lavoro di squadra, ragazzi. Oh oh! Un albero è caduto nel mezzo della strada. Ma questo non li fermerà. Papà Bass vola saltando il tronco! E Buster ci scivola sotto! Wow! È stato fantastico! Presto, c'è Monty! Sembra che papà Bass abbia un'idea! C'è un enorme mucchio di fango e ci stanno correndo in mezzo! Cosa stanno facendo? Hanno disegnato l'immagine di un aquilone nel fango! E Monty ha finalmente notato che l'aquilone è avvolto intorno a lui. Ops! Buster si riprende il suo aquilone. Grazie, Monty. Buster può riprovare a pilotarlo. Tienilo stretto, Buster. Fiu! Ci è mancato un pelo. Oh, wow! Buster è diventato un missile e sta per andare nello spazio. 5, 4, 3, 2, 1... Lancio! Guarda, Buster, come va! Benissimo! Ce l'hai fatta, Buster! Sei nello spazio! Che bel posto! Penso che Buster voglia esplorare lo spazio. Guarda là! È un pianeta rosso! Andiamo a vederlo da vicino! Ehi, ciao, omino dello spazio! Scommetto che l'alieno non ha mai visto un bus prima d'ora! E ora dove vai, Buster? Oh, un pianeta giallo! È davvero bello con quel grande anello intorno! Ehi, guarda! Buster vuole fare un giro sull'anello! Vediamo quanto veloce riesce ad andare! Wow! È stato divertente! Cos'hai visto ora, Buster? È un pianeta viola! È gigante! Wow! Buster gira intorno ai pianeti! Intorno al pianeta viola, al pianeta giallo e al pianeta rosso! Ma aspetta! Oh no! Un pianeta azzurro!
Buster sta andando troppo veloce. Penso che gli andrà addosso. Oh, grazie al cielo. Era solo un sogno. È tutto ok, Buster. Guarda, Scout sta usando il suo telescopio per guardare il cielo notturno. Dai un'occhiata, Buster. C'è il pianeta viola, il pianeta giallo e il pianeta rosso. Ciao, omino dello spazio! Ciao, Buster! Cosa c'è su quel cartellone? Un camion dei pompieri. È sicuramente molto eccitante, vero? Guarda, è Ashley, il camion dei pompieri! Penso che Buster voglia unirsi ai vigili del fuoco. Forza, Buster! Devi prepararti per il tuo primo giorno di lavoro! Solo alcune piccole modifiche... Wow, guarda! Buster è un vero camion dei pompieri! Ha la scala, la sirena e il tubo per l'acqua! Oh oh, l'allarme! C'è un incendio in corso! Ashley deve andare a occuparsene! Tu stai qui, Buster! Ehi, è Tony il furgone! Attento alla pozzanghera! Oh no! Oh no! La scatola che è caduta ha appiccato un incendio! Alla caserma dei pompieri! Cosa possiamo fare? Presto, Buster, il camion dei pompieri! Spegni quell'incendio! Oh oh! Il fuoco si è diffuso fino al tetto! Continua a sparare acqua, Buster! Urrà! Robin è venuto ad aiutarci! Ed è tornata anche Ashley! Potete farcela se lavorate insieme! Due camion dei pompieri sono meglio di uno! Fiu! Finalmente il fuoco si è spento! Bel lavoro, Buster e Ashley! Guarda, è di nuovo quel cartellone! Aspetta un attimo! Ora c'è Buster sul cartellone! Wow, sei un vero eroe, Buster!